Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Sistemarti un po' a lungo qui, quindi vorrai mostrare quello che vali con questa maglia, no? Sì, adesso Genoa mi ha fatto male, non ho giocato, adesso sto qua, penso in giocare e fare tutto per queste squadre. C'è un modello di giocatore al quale ti sei ispirato, un idolo che avevi da bambino, nel quale ti rivedi in parte? Sempre in bambino guardo Pirlo giocare. Del Piero? Pirlo. Ah, Pirlo. Sì. Ah, Pirlo, Pirlo. Come caratteristiche ti senti vicino? No, una caratteristica diversa. Però mi piace il faccio di Pirlo. Nino? Cosa ti ha colpito? Se ti presenti. Sì, Nino Randazzo della Sicilia e Antenna Sicilia. Il collaboratore di Antenna Sicilia. Cosa ti ha colpito in questi primi mesi d'Italia nel calcio italiano? A me, scusa. Che cosa ti ha colpito, ti ha impressionato del calcio italiano? Che te gustò? Che ti è piaciuto? Capito, o no? Scusa, adesso capito. O no? È un calcio troppo fisico. Vedete come parlo brasiliano, eh? È un calcio di tanta forza, che mi piace, che è mia caratteristica, forza. E me un buon calcio, che sto qua e penso che ha fatto bene. Sono tra i primi di Repubblica. Cosa ti ha detto il direttore per convincerti a venire qua? Tanti di capire. Come ti ha parlato di questa avventura, di questa esperienza? Vieni con me, ti faccio vedere che è calcio. Ti faccio vedere che cosa è il calcio. E che tu diventi un giocatore importante. A lui deve dare delle risposte. Come tanti giovani che sono venuti in Italia, praticamente sconosciuti, sarebbe un bel percorso se poi dopo alla fine saremmo lì a dirci: oh cazzo, guarda che bel giocatore che è arrivato in Italia, no? Sì, direttore, ma come mai ce l'ha portato a Genoa? Poi lo porta qua, crede ciecamente in questo ragazzo? Evidentemente per portarlo lì e per portarlo qua. Dico, lì non l'hanno sfruttato. Evidentemente. A parte l'infortunio. Non lo hanno capito. Non è, intanto un giocatore sudamericano ha bisogno dei canonici 6 mesi di tempo prima di ambientarsi. Non è facile arrivare in un organico già collaudato, dire pronti via, fermi tutti, gioco io. Ha bisogno di guadagnarsi il suo spazio e questo non è accaduto perché chiaramente ha avuto anche qualche problema fisico. Quindi lui con tanta voglia, tanta pazienza, tanta forza di volontà dovrà ritagliarsi uno spazio suo. Ha le qualità per fare bene nel nostro calcio. Poi c'è un enema che capiva benissimo. Ma direttore, a lei che centrocampista ricorda, se fosse un paragone? Io il calcio, più che andare a parlare di giocatori del passato, il calcio mi piace guardarlo per quello che esprime in campo. Il campo, quando una partita di calcio è fatta di due momenti ben distinti, fase di possesso e fase di non possesso palla. Cioè lui è un centrocampista, sta nel mezzo, è un giocatore che ha tutte e due le fasi. È uno capace di interdire, uno che ha forza fisica e poi ha qualità tecniche per poter imbastire l'azione. Allora, ciao, sono lei con Brasile. Devo chiedere se conosci qualcuno dei tuoi compagni, se per averlo visto in TV o piuttosto che per averci giocato. Conosci qualche giocatore del Palermo? L'avevi visto? Miccoli? Sì, Miccoli. Bomberghi, che ha giocato con me all'inizio a Genova. Ah, Bomberghi ha giocato a Genova con lui. Allora. E poi dopo il tuo trasferimento in Italia, che immagino che un calciatore brasiliano sia un sogno, sogni anche di approvare il nazionale in futuro. Allora la nazionale allenando la Scolari, credo si è allenato a Palmeiras qualche anno fa. Sì, questo è un sogno nazionale, è un sogno per tutti i calciatori, giovani come me. Però penso che devo fare bene qua per essere visto per nazionale.
Riccardo. Ciao, Riccardo Alberto, sono News 24. Qual è stato il primo impatto con la città? Ti piace Palermo? Sì, mi piace, una bella città. Ieri quando è arrivato, ieri sera quando è arrivato, a guardare, bellissimo, mi piace. Posso fare? Tornando a Genova, ti sei chiesto perché hai trovato così poco spazio, era perché eri da poco in Italia, perché ti devi abituare, oppure anche a livello ambientale non ti sei trovato in maniera, diciamo, perfetta? No, ho trovato bene, però mi ha fatto male. Non ho giocato, questo è difficile, un brasiliano come me, un sudamericano arrivato in una squadra, per arrivi a giocare è difficile. Adesso le tue condizioni quali sono? No, sta bene, ma già da parecchio è rientrato. Ora fisicamente sta bene, se li devi mangiare a tutti solo. Lo dobbiamo fare incazzare sempre. No, lui è gattone. È gattone. A sapere la storia del gattone e del leone? No? Maxi Lopez. Io lo chiamavo gattone quando dormiva, leone quando aveva i momenti suoi. Lui, quando si incazza, ha una forza che è notevole. Quindi dovremmo tenerlo sempre incazzato. Quindi questa calma apparente non ci deve... No, in campo deve incazzarsi. Deve avere la furia. Marco Bullasta di News, quindi ti chiedo allora se già domenica sei pronto per scendere in campo. Sto pronto, se il mister bisogna, vado e gioco. Così. Sto pronto. E a disposizione. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.